Se si è chiusa la pagina dell'emergenza sanitaria, non sono destinate a chiudersi in tempi brevi quella della gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini e quella del contrasto alla criminalità organizzata. Entrambe le emergenze però possono incontrarsi, secondo la visione del ministro dell'Interno Lamorgese, a Napoli per il primo forum espositivo sui beni confiscati. Abbiamo consentito l'utilizzo di questi beni confiscati, gli appartamenti, gli immobili, i posti letto da dare agli ucraini. Abbiamo disponibili 1.800 posti, quindi voglio dire, è questo un modo concreto di essere vicini ai cittadini, a coloro che sono e si trovano in un momento di particolare debolezza, di fragilità. Sul fronte del contrasto alla camorra, il ministro in mattinata aveva parlato della riorganizzazione di presidi militari di forze dell'ordine sul territorio. Attenzione particolare all'area nord di Napoli dopo la recrudescenza di fatti criminali ad Arzano e a Caivano, dove a Don Maurizio Patriciello è stata assegnata la scorta alla luce dell'esplosione di un ordigno lo scorso 12 marzo davanti all'ingresso della sua parrocchia. C'era anche lui in prefettura alla firma del protocollo per l'istituzione anche in Campania del numero unico per le emergenze 112. Un servizio che dovrà essere adottato in tutta Italia entro la fine del 2023.